I'ma flex on my ex, flex on a hoe. You still be in my head, so I'ma let you know. I realize how much I want you when I let you. Ed eccoci ragazzi, ripartiamo. Vi spiego un attimo perché sono qua dal Darty. In pratica mi si è rotto il supporto per la l'action cam e mi sono fermato a comprarlo. È stato duro trovare un negozio, però l'abbiamo trovato e ora si riparte verso Andorra. Oggi destinazione Andorra, sempre qua da Carcassonne. Oggi arriveremo appunto ad Andorra la veglia, sono le ore 10, speravo di partire un attimo prima, ma questo contrattempo mi ha fatto un po' perdere tempo appunto. Comunque niente, magari appena riuscirò, che avrò trovato la retta via, vi dirò come mi sono trovato con Airbnb. Allora, vi spiego un po' come mi sono trovato con Airbnb. Trovate comunque, se volete prenotare, avete uno sconto di 25 euro se per la prima prenotazione. Però solo se è maggiore, credo, di 65, solo se è maggiore di 65 euro avete questo sconto. Comunque vabbè, c'è il link se volete andare a vedere, volete iscrivervi e tutto, almeno arriva un bonus a voi e arriva anche un bonus a me. Comunque vabbè, per essere la prima esperienza mi sono trovato abbastanza bene, avevo tutta la casa a disposizione anche se c'erano quattro camere disponibili. Comunque va bene, io avevo solo una camera, le altre erano vuote in pratica. Bagno, c'era cucina, salotto, molto bello, consigliato fare un'esperienza su Airbnb. Oggi invece ho prenotato tramite Booking vicino ad Andorra. Ora ripeto, destinazione Andorra, oggi tappa abbastanza breve ma spero intensa e piena di emozioni. Infatti farò tutti i Pirenei, cioè tutti, passerò sui Pirenei, passo della casa, sarà il passo che farò per entrare in Andorra. Quindi ragazzi, quando arriveremo in zona Pirenaica accenderò ancora la GoPro, cioè la telecamera, e vi farò vedere. E guardate che belli i girasoli ragazzi, che bella zona questa, zona pre-pirenaica, sono tanti girasoli, vigne, bello. E guardate qua, wow, i girasoli, che bella strada questa.
stradellina, che stradellina, che spettacolo! Cavolo, si intravede tutto di là, bello. Eccoli i Pirenei, ragazzi, i Pirenei, Col du Chula, Chula, che non è una parolaccia, ma il colle, il nome del colle, Col du Chula, Chula. Ragazzi, eccoci qua, Col del Chula. Spettacolo, vi faccio vedere un po' il panorama. Guardate che bello. Spettacolo. Eccoci ragazzi, mancano 60 km. Credo andò all'albergo, un po' meno al confine di Andorra. Strada bellissima sui Pirenei francesi. Ok ragazzi, fra 9 chilometri saremo al passo della casa, che non so come traduzione, però vabbè, pa della casa, quindi entreremo in Andorra. Guardate, guardate che spettacolo, si sale. Arriviamo alla frontiera. Arrivati alla frontiera, abbiamo passato la frontiera.
Ragazzi, qua è il passo della casa sui Pirenei, la strada sale ancora un po', spettacolare, siamo già in Andorra, guardate che bello, spettacolo ragazzi! Ok ragazzi, si scende dal passo della casa per entrare definitivamente in Andorra, anche se ci siamo già. Infatti ho dovuto staccare tutto internet, tutte le cose, perché in pratica qua si paga un fottio. Però guardate che spettacolo. Mi mancano 30 km all'albergo, che è vicino ad Andorra la Veglia, ossia la capitale di Andorra. Principato di Andorra, che in pratica possiamo dire che è una sorta di San Marino Livigno nostro italiano, diciamo. Infatti qua hanno comunque sgravi fiscali abbastanza importanti. E la curiosità è che in pratica ci sono, diciamo, due principi, due presidenti, uno spagnolo e uno francese, infatti viene governata in pratica assieme, in concordato, diciamo, tra Spagna e Francia. Ma se non si vuole fare il passo, in pratica ho visto che c'è il tunnel che arriva fuori di qua, se non sbaglio. Ma che spettacolo! Io direi che chiudiamo qua, ci vediamo in albergo più tardi. Oggi infatti ho prenotato con Booking, non so se ve l'ho già detto. Se ve l'ho già detto taglio, giustamente. Quindi a dopo, che bello però c'è. Eccoci ragazzi, arrivati in albergo, ho depositato tutte le cose a tutto posto. Adesso arrivando, visto che c'era una funicolare, ho detto ci andiamo a farci un giro in funicolare, che va abbastanza su per vedere un po' di panorami qua sui Pirenei. Spero di non perdermi perché non so la strada. Me l'ha spiegato un po' c'ho la mappa. Me l'ha spiegata anche un po' tipo dell'hotel. Adesso vediamo qua. Mi sa che è da passare di qua. Giù di qua. Ok, inizia. Okay, ci facciamo un po' di jogging, di trekking oggi. È straripida, eh? Massimo si torna in taxi. No, non torno in taxi. Ci scesi dalla cabina via, che è quella là, vedete che arriva la via, la cabina. È una bella zona,
panoramica e piena di attività, si può fare downhill, sono i buggy là. Qua si scende con la carrucola lì, molto bella. Ok, la discesa la faccio tutto da solo, c'ho una paura della Madonna, anche a salire c'avevo paura, però almeno no, non ero da solo, se morivo non ero da solo. Però spettacolare. Oh, e balla! Bello. Sperando che non vada a piovere stasera. Massimo, gli chiedo se posso scendere la moto. Ecco ragazzi, mi aspetta il ritorno a piedi adesso. Visto che l'andata era in discesa, al ritorno sarà in salita. Ed è molto ripida. Comunque vabbè, io vi saluterei qua. Speriamo che non vada a piovere. E niente, spero che anche questo video vi sia piaciuto, questo arrivo ad Andorra, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao. I'ma flex on my ex, flex on a hoe. You still be in my head, so I'ma let you know.